Volete acquistare delle maglie, felpe, cappelli in stile Vaporwave? Neomachi.com. E col codice sconto PEPPE10 avrete il 5% di sconto. Link in descrizione. Ma buon salve a tutti, oggi siamo tornati su Will You Press the Button? E da un sacco che non facevo un video del genere, ho detto io oggi, ma perché no? Giustamente, perché non farlo? Vi ricordo comunque, prima di iniziare, di seguirmi su tutti i social, se ancora non l'avete fatto, di iscriversi al canale e di lasciare un bellissimo like. Detto ciò, direi di iniziare subito con la prima question. Non so come dirlo. Puoi fare l'impossibile, vedere l'invisibile, toccare l'intoccabile, rompere l'indistruttibile, che sarebbe perfetto, ma devi combattere il Powa. Che cacchio è il Powa? C'è una cosa di Fortnite? È uno youtuber? Cioè io devo combattere uno youtuber? Cioè se posso fare le cose più impossibili, perché no? Dai, lo faccio. Puoi dettare la politica di qualsiasi azienda tu voglia, ma falliranno entro il decennio. Madonna! Beh, se falliranno e io mi prendo tutti i soldi, certo che sì. Cioè, posso essere il capo del mondo. Puoi viaggiare in qualsiasi universo, degli spettacoli, dei fumetti, delle idee dei tuoi amici, letteralmente qualsiasi universo, ma ogni volta che arrivi in un nuovo universo perdi tutti i ricordi finché non vengono attivati da qualcosa. Oddio, questo è brutto però, perché se tu vai in un altro universo ti dimentichi tutto. Questo è difficile, però posso andare ovunque. Se ogni volta devo perdere dei ricordi affinché non vengano attivati da qualcosa. Ah sì, dai, posso andare ovunque. Chi se ne te ricordi, tanto leggermente è così la mia vita. Vabbè, io lo faccio. Diventi il musicista più talentuoso della tua generazione. Ok. Ma hai paura del palcoscenico e non puoi esibirti o registrare per nessuno. Cioè io divento il più talentuoso che ci sia, però non posso farlo vedere a nessuno. In poche parole, è quel problema. Te dico di no, perché voglio farmi notare in qualche modo. Che cacchio ce l'ha a fare sto talento se non lo sfrutto? Mi dispiace. Puoi fare sesso con chiunque tu scelga, sarebbe bello, ma per quanto tempo fai sesso con loro, devi passare lo stesso tempo a guardare i tuoi genitori. Momento, 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 momento. Cioè, se io ci metto un'ora a fare sesso, devo vedere nella stessa tempistica i miei che fanno sesso. Oddio, oddio, qua è difficile. Posso fare sesso con chi voglio? Ti direi di no. Se mi avessi detto qualsiasi altra persona, ok. Ma i miei no, sono sincero. Puoi fare quello che vuoi ogni giorno, sarebbe bellissimo, ma devi sentirti come se stessi affogando ogni volta che ti svegli, ma appena prima di morire smetti di affogare. Eh? È bruttissima la sensazione, c'è da dire. È la sensazione più brutta che esista. Dai, ti dico di no. E sono troppo assurde. Non dovresti lavorare un giorno della tua vita e ottenere tutto ciò che hai sempre desiderato, ma dovresti passare il resto della tua vita dentro. È la mia vita questa. Perché non farlo? Sarai un eroe ricordato e un leggendario maestro di spada, addirittura, ma morirai in una morte lenta, dolorosa, ma eroica. L'importante è che siamo eroi, ricordati come eroi, quindi ovvio che accetto, ovvio. Diventa Dio, ma io non credo in Dio. Vabbè, sti cazzi. Diventa Dio, ma renditi conto che le leggi della fisica non consentiranno i miracoli, quindi essenzialmente non puoi fare nulla. Vabbè, tanto sono Dio, mi imprecano, mi adorano tutti i giorni, non posso fare nulla, ma sti cazzi, sono Dio. Hai tutti i soldi del mondo, ma vieni schiaffeggiato ogni volta che lo spendi. Cioè io se devo prendere, ad esempio, una Goliador, mi devono dare uno schiaffo. Ma no, grazie, piuttosto non li tengo i soldi. Sei la persona più bella del mondo, e si vede, ma sei la persona più stupida del mondo. Ma sta parlando delle bionde? Comunque sto scherzando, non ve la prendete, bionde. È ironia si chiama questa. No, dai, la persona più stupida del mondo, dai, no. Non voglio arrivare a quei livelli. Controlli tutte le creature marine e puoi respirare sott'acqua, ma non puoi mai uscire dall'acqua. Divento un sireno, in poche parole. Non posso mai uscire dall'acqua. Però controllo tutte le creature marine, perché no? Perché no? Il mondo non avrà guerre, malattie, distruzione e carestia per tutto il resto dei suoi giorni, ma gli Stati Uniti saranno spazzati via dall'esistenza da un'apocalisse nucleare. Beh, se succede un'apocalisse nucleare, non credo soltanto agli Stati Uniti. Non so se avete presente l'esplosione nucleare. Farebbe fuori quasi metà mondo, in teoria. Qua è difficile. Perché c'è un mondo bellissimo. Però non ci saranno gli Stati Uniti. Potrei premere il pulsante, ma posso anche non farlo. Oddio.
One eternity later. Ti dico di no, dai. Ti dico di no perché senza Stati Uniti si tolgono un sacco di robe. Vinci un paio di milioni alla lotteria, un paio, ma devi ottenere una nuova identità, perdere il contatto con tutti i tuoi amici e familiari, eccetera. Ma sti cazzi! E sti cazzi, io la farei. Anche se perdo il contatto con tutti, ma mi faccio una nuova identità, mi faccio conoscere sul web diversamente. Cioè, fighissimo, guadagni $5,000 ogni settimana per 15 anni, magari, ma ogni persona che incontri con cui parli inizierà e dirà una battuta banale, yo mama. What the fuck? Con qualsiasi persona che incontro e parlo inizierà a dire yo mama. Ma sì, l'importante è che io ho $5,000. Puoi ritirare tutto ciò che dici, ma devi vivere senza TV. E sti cazzi, tanto c'ho internet. Qual è il problema? C'è sempre internet nel 2021 poi. Hai il potere di generare qualsiasi cibo tu voglia, che tutti possano mangiare, ma il cibo scompare quando viene toccato da te. E io che cacchio lo genero a fare? Se non per il mio gusto personale, quindi no. Non ti succederà mai niente di male, ma niente di buono neanche. E a sto punto che cacchio serve se non mi fa niente di bene, niente di male? E che succede? Ne merito che? Ma no, grazie. È la cosa più stupida che io abbia mai sentito. Ottieni la capacità di avere previsioni del futuro perfettamente accurate e controllabili, salvo il fatto che devi farne almeno una al giorno o dover affrontare il peggior dolore immaginabile della mente più contorta di tutta la creazione. Ma nessuno che provi ad avvertire ti crederà finché non sarà troppo tardi e non sarai abbastanza forte per cambiare il futuro da solo. Allora è bello, però qui c'è scritto che lo devo fare almeno una volta al giorno, devo affrontare dei peggiori dolori immaginabili della mente. No grazie. Ottieni un genio per concederti qualsiasi cosa una volta, ok, ma devi vivere come un genio per 100 anni concedendo lo stesso desiderio agli altri. Beh, se succede una volta morto ci sta. Oh, posso fare quel che voglio col genio, anche se per 1000 anni devo concedere lo stesso desiderio. Ma sì, dai, non è una brutta pensata. Diventi un allenatore di palestra Pokémon, ma puoi avere solo un tipo di Pokémon e devi vivere come se l'allenatore in palestra fosse un vero lavoro che include ore di lavoro e nessuna partenza a meno che non ci sia una pausa pranzo. Oh, l'importante è che mi pagano, cioè lo farei. Essere un allenatore Pokémon è una figata. Se ti pagano come un lavoro, lo faccio. Anche se non sono amante dei Pokémon, però va bene, io direi di chiudere qui questo video. Spero che vi sia piaciuto. Ovviamente vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Seguitemi su tutti i social possibili e immaginabili, ovviamente. E noi ci vediamo alla prossima.